Claudio era un bambino, abbastanza prodigio, sarà perché è del mese dell'acquario, senza fare nessun paragone, ma certamente nell'acquario sotto questo segno sono nati i grandissimi artisti. Orson Welles è stato il nostro primo film, noi ci trovavamo, eravamo giovanissimi, poco più che ventenni, siamo trovati davanti a questo mito che era Argento. Profondo Rosso è stato registrato agli studi Trafalgar da Giorgio Gazzi. Poi in quel periodo non è che ci fosse grande varietà di strumenti, insomma. Il basso è il basso, io facevo no, questo basso deve stare così perché era bello così, cioè perlomeno funziona bene in una scena. Sempre per il discorso che si pensava al film vedendo la scena. Sì. Proposi a Claudio questa ipotesi e lui attraverso la produzione musicale si fece portavoce di quest'idea che fu accolta favorevolmente, ci ritrovammo appunto in questo capannone con i Demonia a cominciare a mettere le mani, diciamo, alla parte proprio tecnico-pratica. 1976, i Goblin realizzano il loro secondo album strumentale dal titolo Roller. Poi dopo Profondo Rosso c'è stato subito un tentativo di togliersi un po' dal, visto il grande successo, parliamo di milioni di copie, togliersi un po' da questo ambiente di musicisti di colonne sonore, del gruppo della colonna sonora. Sospiri è stato forse il lavoro che ha avuto più ricerca sonora di tutti quelli che abbiamo fatto, e anche perché noi veniamo dal grande successo di Profondo Rosso e quindi Dario Argento ci aveva richiamato per il suo film appunto dopo circa un anno, e che era appunto Suspiria, però lui voleva chiaramente una musica completamente diversa da Profondo Rosso. Fenomeno, quando ha fatto Fenomeno, cioè non lo so, si è messo lì un pochino sulla tastiera e ha tirato fuori l'arpeggio. E poi quello rimane, non è che lui poi ci pensa e dice vabbè, c'è poi lo studio, lo fa. No, quello lì è. A lui gli viene, in 5 minuti gli viene fuori il bar. Quella cosa lì. Sto camminando per Roma, un'insegna International Records, e delle persone che stavano lì, una guardia, mi ha detto ah, c'è un maestro Claudio Simonetti, e mi ha detto se aspetti un po', proprio come nei film, forse entrerà e potrai riuscire a parlargli. E io ho aspettato un pochino, ho avuto la fortuna che è entrato dopo abbastanza poco, ha sentito la mia voce in alcuni brani brevemente e mi ha detto ah sì, ti chiamerò, vedrai, ti chiamerò. Nel 1999, con Nicola Di Staso alla chitarra, Federico Amorosi al basso e Titta Tani alla batteria, Claudio forma il gruppo dei Demonia e in veste di tastierista e produttore della band registra il CD Dario Argento Tribute. Con loro io ho ritrovato appunto il gusto e la gioia di ritornare on the road, di andare a suonare un'altra volta dal vivo, e l'idea appunto era nata da riarrangiare tutti i brani scritti per i film di Argento, non solo quelli miei o dei Goblin. Nell'album dei Demonia ci sta anche brani scritti da Keith Emerson, da Ennio Morricone, e quindi abbiamo cercato di dare una nuova sonorità a quei vecchi pezzi, abbiamo rispolverato le vecchie sonorità, però mettendole con le nuove sonorità e soprattutto con musicisti giovani che vengono anche da un background diverso dal mio, anche se veniamo tutti dalla matrice rock degli anni, fine anni 60, inizio anni 70. Adoro Claudio Simonetti, è una persona meravigliosa, è uno che veramente ne conosce di musica, è appassionato, quindi puoi entrare nei dettagli, parlare con lui anche di piccole cose. Un terza madre a tutti quanti.